due ottime squadre. Abbiamo sofferto, come giusto che fosse, però credo che la vittoria sia meritata perché abbiamo giocato il calcio in velocità. Soprattutto i ragazzi hanno fatto veramente tutto quello che avevamo preparato in settimana. Con un po' più di attenzione potevamo più spesso poter andare davanti alla porta, che sapevamo della loro difesa molto alta, soprattutto con i centrali non velocissimi, e quindi la scelta iniziale delle due punte veloci ha pagato alla grande, perché i ragazzi l'hanno interpretata nel miglior modo possibile. Ripeto, abbiamo sofferto perché il Crotone è un'ottima squadra, fisicità, qualità, però paradossalmente abbiamo sofferto più nel primo tempo che poi nel secondo tempo, solo un po' nel finale, ma è normale che poi ha messo tutta l'artiglieria pesante, però siamo stati bravi, potevamo chiuderla, il rammarico di non averla chiusa, però vittoria meritata che insomma ci permette di respirare un attimino. Sì, questo è un segnale importante, perché quando vieni da risultati non positivi e da prestazioni non all'altezza, insomma, vai in vantaggio, prendi subito gol del pareggio, lì ci poteva essere il contraccolpo psicologico. Invece i ragazzi, consci comunque del lavoro che hanno svolto in questa settimana, hanno mantenuto fede al copione e non hanno fatto una piega. Quindi credo che la soddisfazione maggiore per un allenatore è vedere, ripeto, che la squadra mette in pratica quello che naturalmente ho preparato in settimana e quello che mi ero immaginato, insomma, si è verificato in maniera precisa. Ecco, per concludere, poi c'è Raulo, catalizzatore di tutti i palloni. Bene, qualità, quantità, perché sa tenere palla, sa giocare tra le linee e attacca la profondità. Quindi credo che, ripeto, lui e Palombi, tutta la squadra ha fatto una partita importante, è chiaro. I due là davanti naturalmente per il lavoro svolto, per la quantità di palloni che hanno giocato, per la quantità di accelerazioni che hanno dovuto fare, credo che abbiano veramente fatto una partita fantastica. Lei, Cristian, in effetti l'aveva preparata proprio così, era l'unico modo da preparare questa gara, lancio in verticale sui difensori che sono abbastanza lenti, lo dico io che sono appunto di Crotone, ed è nel momento in cui soffre la formazione di Stroppa, quindi l'ha preparata alla perfezione. Si aspettava forse una reazione maggiore, migliore del Crotone, secondo te? La reazione c'è stata, il Crotone ce l'ha già inserito. Io credo che bisogna dar merito più, diciamo, all'attenzione che ci abbiamo messo, e la voglia veramente oggi da parte della Cremonese di voler portare a casa il risultato. Il Crotone ha fatto una buonissima gara, sinceramente ho visto una squadra in palla, una squadra che ha dimostrato tutta la sua qualità, la sua fisicità. Quindi una partita è stata molto aperta, credo che noi naturalmente negli spazi aperti abbiamo avuto tantissime occasioni per far gol all'inizio e per poi chiuderla, però il Crotone sinceramente me l'aspettavo così forte, anzi si è dimostrata ancora una volta una squadra che secondo me farà un campionato molto diverso da quello della passata stagione. Mi sa che il centrocampo è cambiato molto rispetto alla settimana scorsa, hanno visto Valzania che ha una migliore condizione come tutti gli altri avendo una settimana in più di allenamenti alle spalle, e poi anche Arini che credo non fosse impattiato 90 minuti interi dal suo esordio con la Cremonese contro Livorno un anno fa, e anche lui insomma una scelta che ha pagato perché stava molto bene e anche a livello di interdizione è stato fenomenale. Sì, la scelta è stata quella di spostarlo a sinistra perché lì viaggiava Benali, che è un giocatore straordinario per qualità, per rapidità, dai tempi di giocata importanti, e soprattutto poi si va a buttare negli spazi. Quindi in queste letture Mariano è molto bravo, e soprattutto col fatto che comunque Zanellato tante volte si alzava, ci permetteva comunque di poter ripartire e quindi di avere la mezzala di gamba da quell'altra parte. Credo che i ragazzi, ripeto, hanno interpretato molto bene la gara. Anche Castagnetti è stato un giocatore costante nella qualità e nella quantità, andato a chiudere tante traiettorie di passaggio, soprattutto al limite dell'area dove naturalmente la qualità del Crotone si faceva vedere, e dando i tempi di giocata e soprattutto ha messo 4-5 palle veramente ottime per la ripartenza. Grazie, c'è già Stroppa.